Quando il sangue chiama, quando per sapere o decidere dove andremo abbiamo bisogno di ritrovare le nostre radici, di recuperare la connessione con la terra di appartenenza e con gli avi, tornando alle origini e alla nostra identità più profonda. Non è stata una semplice cerimonia di nozze né una festa come tante, il matrimonio celebratosi sabato scorso nella bella chiesa di Santa Caterina di Albosaggia. Gli sposi, Sophie Chanel Romeri e Arthur Armenta, sono giunti qui da San Diego in California con circa 70 invitati al seguito, oltre agli ospiti incontrati sul posto. La scelta è nel cognome della sposa. Il bisnonno di Sophie, Silvio Romeri, nato nel 1889 in Contrada Pedra, emigrò in California in cerca di fortuna e lavoro nel 1911. Aveva 22 anni quando decise di raggiungere il fratello maggiore, partito nel 1907 a 20 anni, ma pur lasciando il paese e sposandosi lontanissimo da casa, non rinunciò mai a coltivare i rapporti con i parenti italiani. Una vicinanza fatta di lettere, ricordi e nostalgia mai sopita, interrottasi solo dopo la sua morte. Un silenzio durato qualche anno fino a quando il padre di Sophie, facendo qualche ricerca, ha riannodato i fili con i cugini valtellinesi, regalando alla figlia il coronamento di un sogno, sposarsi nella chiesa dove era stato battezzato il bisnonno. Sì, grazie mille per tutti. Mio sposo Arturo e io Sofia Romeri, Arthur Armenta. Ah? Grazie per tutti, sì. Mi bisnonno di Albosaggia e il battesimo in questa chiesa Santa Caterina, sì. Le nozze di Arthur e Sophie sono già scritte nella storia del paese, gli spunti non mancano. Il programma del matrimonio pubblicato su un sito appositamente creato per favorire il coinvolgimento di tutti. Monsignor Francesco Abbiati, impegnato in una celebrazione che ha previsto, mai successo prima d'ora in parrocchia, anche il rito messicano in onore dello sposo. E ancora la richiesta di udienza al Papa, già in viaggio, e l'abbraccio con parenti mai visti, eppure familiari negli sguardi, nei sorrisi e nelle lacrime. Il lieto fine ad una storia di emigrazione che, insieme ai confetti, offre anche la gioia di un seppur tardivo ritorno a casa. Hanno aggiunto, e ho concesso di aggiungere, un altro segno che loro usano, di un rosario che li intreccia insieme e di una piccola somma di denaro che si scambiano come segno di prosperità, però per il resto il rito è il rito del matrimonio come lo celebriamo di solito. La difficoltà è stata un po' nella preparazione del matrimonio, perché abbiamo dovuto concordare con il parroco della loro parrocchia in California che lui li preparasse, mi documentasse la preparazione, mi desse il benestare per la celebrazione qui in Italia, poi la curia di San Diego in California ha dovuto vedimare il tutto, poi la curia di Como ha dovuto vedimare il tutto e darmi il permesso di celebrare questo matrimonio.